Ciao a tutti ragazzi e bentornati qua su Skyrim. Ho aggiunto una nuova intro all'inizio di questo video, spero vi piaccia. Comunque, se vi state chiedendo cosa sto facendo, beh, sono in una zona della Tilda di Ladri un po' nascosta, dove ci sono un sacco di bauli che non prenderò perché sennò renderebbe la vita troppo semplice. E anche perché arriverei tipo più di 1000 di peso. E comunque, sapete una cosa bella? Questa. Come vedete, questo è il disegno del gioco. Proprio quello degli utilizzano gli sviluppatori. Ecco, è proprio quello. Ora, guardate, facciamo così. Un altro disegno. E facciamo in questo modo. Un altro disegno. Ragazzi, questa cosa è epica. Mi butto fuori dalla mappa. Oh, bene. Dovete prendere un secchio tipo questa merda qui, in questo modo, e correte in questo modo, continuate finché non andate oltre quella porta e arriverete nel punto in cui ero io. Comunque, con il tizio di merda ho già parlato, quindi non cazzati nei guai o saranno guai. Ah, fatto la rima. Comunque, e andiamo via, andiamo a picchiare quei tre tizi che Brino ha detto di picchiare. E non vedo l'ora perché utilizzeremo i nostri bellissimi guanti da pugile. I guanti di quello che sarà stato malissimo. Almeno così diventeremo forti come lui. E così arremo male noi questa volta. E non verremo arati. Roba fantastica. Ok ragazzi, dobbiamo farcela. Sarà una rissa molto dura quella, perché siamo in modalità leggendaria e in modalità sopravvivenza, perciò dobbiamo allenarci. Tu, sì, Snirf, sì, proprio tu, tu sarai il mio allenatore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sì. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no, non ti fermare, 11, 12, 13, ce la posso fare, 15, 16, 17, 18, 19, vai, picchiamo la carne, sì, 1, 2, 3, 4, 5, 3, radicare la carne cruda è la nostra, è la tattica segreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Non devo arrendermi, non farcela. Non farcela. Sì, sì, sì.
Parliamo con la tizia brutta. Vuoi una stanza chi o è? Qualcosa da bere? Murdrock. Murdrock è quello lì della missione da Edrica, della gilda lì, degli orchi. La roba là, dai. Spero poi ti darà il martello. Grande. Murdrock. Il grande Murdrock. Vabbè, parla con Kirava. Ma è stato per te da parte ho di Brigno. Detto quel buffone. Devo spaccarti la faccia. Guardati attorno. Rissa. Cosa vuoi? Avanti, fa del tuo peggio. Guarda, però prima dammi un attimo i guanti da fucile. Bene, così ora faccio 10 danni in più. Grande. Solo col destro come dei fucili da 4 soldi. Però almeno, guarda. Oh. E vabbè. Vai. Ora ti straccio malissimo. Guarda, sono... Ti arrerò male, peggio di... E vabbè, ma... Ma basta, non puoi togliermi così tanto, è illegale. Ma state fermi e va. Ce la farò. Mi ucciderò malissimo. Mi sono allenato tantissimo e ora ti arrerò male. Ma Murdrock, levati dalle palle. Allora. Sì, vabbè. Ti arrerò male, capito? E vabbè. E... Ce la farò. Ce la farò. E che palle, non dovevi venire qui. Ti metti in mezzo, rompi palle. Guarda, da prendere un coltello, indicartelo negli occhi, strappare e mangiarmeli proprio. Deficiente. Dai che parte avvantaggiata. Ma levati. Dai, ce la farò comunque. Mi sono allenato e finalmente ti arrerò male il culo di merda che ti ritrovi da serpente bruttissimo. Morirai malissimo, basta, no. E chi è quello grosso, scusa? Cioè, non esiste quello grosso. No. Vabbè, ma che palle. Ma non mod. Dai, ora devo aspettare 2 anni. Anche tu sei sanguinando, deficiente. Oh, potete levarvi dalle palle proprio, gentilmente. Gentilmente. Oh. Levati dal cavolo. Basta, avete rotto le palle, capito? Ah, io mi paro con lo scudo. E mi paro con lo scudo. Vattene. E vabbè. In mezzo ai coglioni. Dai, forza. Oh, ecco. Oh, che bello. Soddisfazione a livelli estremi. Che cavolo. Oh, ci è voluto un'ora per battere quella locandiera di merda, per farla tornare in tangenziale dove deve stare, guarda. Tanto mi sono allenato, e quindi, ora morirei male, capito? Ah, oh, no, aspetta, devo mangiare. Devo mangiare. Hai capito? Muori male. Ma come 40 tagli aggiunti a Rift? Oh... Muori malissimo. Muori malissimo. Ora sono diventato un fortissimo. Che cosa volevi? Lasciami in pace. Quando sono diventato fortissimo, peggio di Rocky Balboa, guarda, con l'allenamento che ho fatto con quella argoniana di merda, sono diventato invincibile. Allora, chi è l'altro che vuole essere massacrato di botte sul ring? Allora? Oh, non ce n'è bisogno. So perché sei qui. Dì a Brynjolf che non deve più preoccuparsi. Oh, guarda,
posso anche pagare il mio debito. Ah, fai schifo, sei un codardo di merda, hai paura, sei già di perdere. Sei già di perdere. Che scarsone. Che scarsone proprio. Guarda, siamo andati così potenti che la gente inizia anche a temerci, benissimo. Stiamo terrorizzando tutto il villaggio, va. Sei di queste parti, vero? Scommetto che sei qui per la pesca. Guarda, sicuro, sono qui per la pesca, guarda, sono qui per la pesca, perché ovviamente si può pescare solo qui a Riften e da nessun'altra parte, ovviamente. Ok, ecco. Cos'è sto lag? Lo so, sono un putinenato. Che bello imitare le chiacchiere e le zoppe, vero Briniolf? Molto divertente. Oh, dopo un anno. Questo è il tale di cui ti parlavo. Ehi, non ho ancora finito. Torna qui. Ma lisciami le mele, sudicio. Ehi, non ho ancora finito. Torna qui. Guarda che mi segue. Mettiti subito la corazza, va, così aumenti il peso, per fortuna. Ok, metti da preferiti cappuzzo. E ora ti metti questo e questo. Bene. Vai, siamo fortissimi ora, vai. Siamo fortissimi. Vabbè, vai a dormire. Qual buon vento ti porta da Bali Mundoni? Le tue scuregge. Ecco quale buon vento. Sì, fare. Cioè, lui mi chiede: hai bisogno di fare acquisti, comprare qualcosa? E poi dopo gli pari, non puoi chiedergli cosa vende. Allora cosa mi parli a fare? Ancora no. È vero, aspetta, devo farvi vedere questa cosa. Una mod. Modalità furtività gatto attivata. Non mi vede nessuno. Non mi vede nessuno. Aspetta, e vai su lì di sopra. Non mi vede nessuno. Guardate che fiera. Allora, ruba il cavallo, va. Bene. Ma io se ne avevo un cavallo. No. Beh, allora vai avanti. Allora, ora dobbiamo scendere e risalire. E ora si forma un bug bellissimo. In questo modo possiamo correre e galoppare in mezzo all'acqua, come se ci fosse tipo una specie di pavimento. Ragazzi, che bug che vi rivelo. Lasciate like solo per questo. Ora però, che cavolo. Togli varie. Guardate, io ora sono qui e muoio annegato. Muoio annegato. No, non è vero, non muoio annegato, perché ovviamente la fisica non esiste, come sapete benissimo tutti. Allora, gattona, super scogliere. Perfetto. E sino a questa serratura difficile. Quindi, allora, il punto è qui. No, un po' più di qua, così. E vabbè, sbagliato tantissimo, era più a sinistra, quindi. Qui. Allora. E vabbè, ma. Così, no, così. Oh, vai, finalmente. Cos'è sto rumore? Ah, il rumore del vento di una mod. Siamo evoluti qua, Ruba tutto il pane, anche il vino. E ora mangiamo tutto come dei maiali proprio. Mangia. Formaggio, pane, vino alto, tutto, va. Tanto gattoniamo in giro per la casa. Guardate che bellezza. Comunque anche per una mod possiamo tipo... Quando vai all'indietro non è che tipo corre all'indietro, ma... Come tipo in Dark Souls... In Dark Souls vedi la faccia del tuo personaggio che si muove, fantastico. Vita di Will Septim, non me ne importa. E vabbè, non rubare i boccali però. Mica dobbiamo pulirli come alcuni anno del caricamento. Di qua. Lezzo. Vabbè, gli urlati dei lupi. Allora, faccio un lezzo, lo so. Ma intanto abbiamo qualcosa qua dalla tavola, c'è qualcosa di bello da prendere. Ma vai, apri questo rimandello, tanto il tempo che si ferma. Se no, il tizio si avrebbe visto malissimo. Bene. Vai. Ma gli facciamo pochissimo, cavolo. No, scherzo. E vabbè.
Ora ti arano male il culo, lo so benissimo. Lo so troppo bene. No, no, no. No, 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 no. Lo so, scusa. Scusa. Curati subito. Ma tu non vali niente, Lezzo, che sei solamente un NPC guidato dal computer. Io almeno... No, si teletrasportano anche di là. Andate a fanculo, va. Che schifo. E vabbè, che casino, tutti qui, bordello. Quindi, così. E ora, mettiti subito fiamme. E vabbè. Lo sforzo disumano, guarda. Comunque, se vi state chiedendo cos'è quella benda che è nella faccia, sempre grazie a una mod, ve l'ho sempre detto, sempre grazie a una mod. No! Non voglio la killcam, non voglio la killcam. Si vede che posso batterti. In questo modo. No, però non voglio attirare anche gli altri mercenari, cavolo. Dove vengono e fanno i lezzi. No, i lezzi. No, i lezzi. No. Vai qui sopra. Grande, guardali, no, curati subito. E vabbè, credo si fosse buggato, invece no, curati subito. È vero che abbiamo anche Fus, vai, non me l'ero ricordato, vai, allora è molto più semplice, cavolo, non me l'ero per niente ricordato, non so perché, ragazzi, avrei potuto uccidere anche due tizi là all'inizio, vabbè. L'importante è uccidere sto tizio di merda. Allora, cura. No, tu hai già perso. Io ho molta più vita di te, nabbo. Ok, curati. Ok, attacco caricato. Ok, ora Fus. No, si è buggato l'urlo. Benissimo, si è sbuggato. Grande, possiamo vincere. Grande, sta per farmi l'attacco caricato. Ma si è bloccato così per aria, perché è arrivato a poca vita. Perfetto. Sto lì con gli spasmi, mica freddo. Allora, ho aperto un baule, ma prima di entrarci inizio a scassinare anche questa cassaforte. Grande, ardua. Ah no, è difficile, siamo già spawnati vicino al punto in cui si apre la serratura, non so come dirlo. Allora, leggermente più a sinistra, così. No, così. Benissimo. 10. E benissimo, fatto. Qua. Andiamo avanti. Ah no, dobbiamo bruciare gli alveari. E vabbè, i mercenari. Mettiti subito il cappuzzo. No, mi hanno rivelato. Mi hanno rivelato. Dove siete, lezzi? Sì, sono disonore. Non me ne frega nulla, non te l'ha chiesto nessuno, quindi sta zitto. Allora, no. Ok, non valgo niente, tranquillo. L'importante è stare calmi, ok? Vabbè, 3 contro 1, siete scarsi. Vai, fate schifo. No, sto per morire, vai via. Curati subito. Vabbè, no! Mi ero bloccato, che palle. Ops. Ops. Dai, vabbè, basta, ora combattiamo, va. Tanto quello là che continua a sparare le frecce, ma ci manca perché è scarso. Oh, battaglia d'arciere. Sto rischiando di morire. No, vabbè, basta, scudo, cura. Curati tantissimo. Comunque, battaglia tra Legolas. Rithras, cosa vedono i tuoi occhi di elfo? Vedono un tizio che sta per morire. Oh, avete visto le frecce che mi passavano davanti? Hanno fatto tipo una X. Allora, strage, benissimo. Scusate. Allora, io direi
Uno salute e uno vigore. Perfetto. Due punti bonus. Quindi, ok, faccio questo, attacco la spada, no? 15% di probabilità, bla bla bla. Poi un'arceria, un critico, no, armatura leggera, ecco, fai quello del bonus, va? Così aumentiamo di abbastanza. Ok. Sì, sì, storia sentita e risentita, sia da me che da voi, quindi saltiamo, non ne ho idea, bla bla bla. Bene, era ora che la incontrassi. È una cosa che non da me. A proposito, continua a comportarti bene e ne potrai avere a volontà. Bene. 200. Ho trovato più oro nella casa che da te, scarsone tirchio di merda. Vabbè ragazzi, io direi che per oggi il video finisce qui. Quindi mi raccomando, lasciate like se vi è piaciuto il video, quindi iscrivetevi e condividetelo. Inoltre scrivetemi nei commenti se preferite le canzoni di Skyrim di sottofondo o le solite canzoni che metto in ogni video. Detto questo, con questa fantastica vista del cavolo... No, aspetta, non questa. Ok, detto questo, con questa fantastica vista di Riften e dei monti, vi lascio, quindi... Ciao a tutti. Proteggiti nel modo giusto. Compra la tua corazza da Grelker.